L'ambasciatore Città dell'Olio a Daniele Bennati per aver contribuito a promuovere la cultura dell'olio Evo nel mondo dello sport e del ciclismo in particolare, per essersi fatto portavoce di messaggi educativi rivolti alle generazioni di giovani ciclisti per i quali utilizzare l'olio extravergine d'oliva nei propri pasti oggi più che mai significa fare una scelta vincente per la propria salute. Questa in sintesi la motivazione con la quale Daniele Bennati è divenuto ambasciatore dell'oro verde. Per me è stato veramente un grande onore e un grande privilegio consegnare l'olivetta delle città dell'olio a Daniele Bennati in questa occasione importante, in questo luogo simbolo, e nominarlo ambasciatore delle città dell'olio italiane, delle 500 città dell'olio italiane presenti nelle 20 regioni olivetate d'Italia che fanno parte della nostra associazione. L'olio extravergine d'oliva è uno dei prodotti simbolo della dieta mediterranea e si sposa perfettamente con lo sport. Da castiglionese, da toscano, per me l'olio di oliva ha sempre rappresentato qualcosa di importante nel mio stile di vita, no? Che è stato sempre comunque legato all'attività sportiva e ovviamente è stato un alimento, perché di alimento si parla, sempre molto importante a integrazione dell'alimentazione, quindi sono davvero molto orgoglioso e contento. Con Bennati partirà anche un nuovo progetto, il Girolio d'Italia, obiettivo 2025. L'opportunità attraverso la bici, che oggi è anche un importante riferimento per il turismo lento e sostenibile, di conoscere le tante città dell'olio italiano.